difesa, passaggio, passaggio, punto. Questa è la partita per il quinto o sesto posto, Ferrara contro Solaro, palla al Ferrara.
tempo, ha aspettato troppo. Sei pari. Cattivo. Thank you.
seconda punta. È stata punto. Tredici a 11 per il Solari. Ferrari in svantaggio. Punto del Ferrari. È il secondo di oggi e il terzo di due giorni. Caduta. Punto. 14 a 12, svantaggio per il Ferrari. Mancano 2 minuti a termine del primo tempo. Secondo tempo della partita per il quinto e sesto posto. Il Ferrari è in svantaggio di 3 punti, di 4 punti, svantaggio il Solari. Ribaltamento. Landing, punto nulla. Palla al Ferrari.
stacco scivolando. Quindi punto per il Solaro. Testata del Ferrara. Wow.
4 tiri sullo stesso pannello. Regalo se l'è fischiato da solo. Ferrara non riesce a passare in lottaggio. Minuti alla fine. Testata.
Milano. Vantaggio di 6 punti. No, 7. Regalo. Noci. Salvata. No. Caduta. Si giocherà tutta sulla difesa. Testata. Il contrattacco.
fuori. Schiaccianoci, caduta. Bello il tiro. Per il tiro del centrattacco. Occasione per i ferraresi di fare un punto. Punto del Ferrara. Sono sotto solo di 4 punti, mancano ancora 10 minuti. La difesa. Sostituito da un compagno.
con Solara che ha appena vinto da Ferrara, non so, da Wildlands. No, deve stare io, beh sì, ok, state qua. Anche voi lì dietro, Pinna? Silvia, state qua. Allora, contenti della vittoria? Sì, dai. Dobbiamo sempre arrivare punto a punto, però... Al quinto posto, soddisfacente? Sì. Puntavate più in alto, però, immagino? Forse un po', però, ci aspettavamo. Pinna, dove puntavi tu? Io pensavo sconfitti di brutto. Non è che puntavo, però c'ho... Chi è che ha giocato bene in questa partita? Michela, non è vero. Michela ha giocato vero. Brava, Fatti sapere, non essere timida. Non dire le parole. Chi ha giocato male? Pinna ha giocato malissimo. Non è vero, ragazzi, non è vero, Pinna ha giocato stra bene, un sacco di secondi. Non si fanno queste battute comunque su Pinna, non ha l'altezza, non si fanno. Sei ci crudele. Aspettavamo un tiro da centrocampo, ma non l'ha fatto, raga. Pinna, sti tiri da centrocampo. Ho capito, e poi facciamo la cagata come prima. Questi Wildlands, commenti sui Wildlands, sugli avversari. Bravi, giovani, bravi. Sono bravi, perché cioè, sono giovani che è un po' spaventoso perché diventano ancora più forti. 5 era stato forte. 5 Emmy. Sì. Bonora secondo me è il nuovo Davide Revolta. Tiro 45 mega potente. No, scherzo. Sì, scherzo. No, non penso, però delle mine paurose. Sono bravi. Bene. Bene. Salutate Davide, non volevo fare questa battutazza, però dovevo farla. E volevamo dire che fa male come te, tipo che quando tiri in faccia qualcuno si va sempre male, questo volevamo dire. Se non me ne basta. No, beh, parliamo così, è un chiacchierizzo, possiamo... Chiacchierizzo. È gratis, non è che costa di prendere la gente. No, pensavamo di essere pagati per farlo. Siete pagati, ma non mi pago io. Mi paga Ario dopo. Basta che ci paga qualcuno. Paga Ario, quant'è la parcella? Chiedete lui. Io, questi playoff vi sono piaciuti? Sono la vostra prima partita, ditemi. È stato bello essere meglio dell'anno scorso, secondo me. Soprattutto, bello soprattutto... Come, cioè se c'era, non c'era la Michela era meglio, però vabbè, è andata così, raga. Speravamo restasse. Silvia, la cosa più bella di questi playoff cos'è stata? Flirtare con il fratello del Marco Brutta Sponda. Simone. Sì, non che so lo come sta, si chiama, però Simone, lui. Simone. Esatto. È successo qualcosa? Dai, gossipiamo anche un po'. Cioè, ho detto tutto già di preso, non è che... Non vuole dirlo. Non è successo. Comunque, non è stata questa la cosa più bella. Si inquadra. Cos'è stata la cosa più bella? Dello spirito di squadra. Ma soprattutto quale partita? Quella con i white. No, quella con i blu. I blu. Per notare la voce da trans. Ha urlato tutto, non so, tutta notte, si può dire? No? Ha fatto altro. No, per dire, ragazzi. Sono minorenni che guardano anche questa intervista. Allora, Pinna, sì, no? Fai un bip, va bene, dai, vi lascio libero, ragazzi. Grazie a tutti. Salutate Yuchuk. Ciao Yuchuk. Inventatevi in 3 secondi un motto Yuchuk, uno slogan. Yuchuk. Dai, fate voi, ragazzi. Oppure, Yuan, un motto per Yuchuk, uno slogan per Yuchuk, dai. No. Beh, oppure rispondi. Ce l'ho. Cacca! E Yuchuk dov'è in tutto questo? Yuchuk! Cacca! Yuchuk! Ma la cosa più bella di questi playoff cos'è stata? A parte poter giocare con la Michela. Esatto, che ha giocato bene. Ha giocato bene la Michela in questa partita? Sì. Scende il coach Rienti! Scusate, devo fare un'intervista. Cosa niente, cosa è stato bello di questa partita? Il panino alla fine. Eh? Il panino alla fine. Poi la simpatia della natura dell'altra squadra. Fernia, ecco, anche te. No. Dai, sto riprendendo. Cos'è mancato i Wildlands in questa... No, perché loro hanno Ario. Che ha fatto il punto decisivo e 2 tiri in seconda linea. Ok, bene, ma cos'è mancato i Wildlands in questa partita? Ario. Quindi un giocatore decisivo che... Devo fare una cosa seria o no? Sì. Ma no, dai, eravamo stanchi, un po'... Abbiamo giocato male in difesa, però sono contento comunque. Contento del sesto posto? Sì, molto. Cos'è stato bello in questi playoff? Tutto. Il clima, il fair play, il clima in campo e fuori, tutti e due gli ambiti, e la compagnia, la stare assieme. Oh, wow. Porca miseria. Ci sono distratto i ragazzi, quindi sì, in totale. Sì, okay. Assolutamente. Devo guardare lì? Sì, qua. Non sono più abituato. Va bene, grazie mille ancora. Ciao, grazie a te.